Ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi volevo farvi vedere quali che erano gli stampi che ho visto, che ho vinto quasi un mese fa, forse anche qualcosina di più, del contest di Danny P, che ha una ragazza stupenda, appunto una ragazza stupenda, che ha un canale su YouTube, che aveva appunto attivo un contest, scusate, un giveaway, e che appunto ho avuto la fortunissima di vincere. Vi ricordo che lei ha ancora un giveaway attivo sul suo canale, quindi vi dico, andate a iscrivervi al suo canale appunto e a partecipare a questo giveaway, perché appunto i premi sono grandissimi. Quello che ho vinto io, cioè quello che aveva fatto vedere sul video lei, è praticamente una piccola parte di quello che poi mi sono ritrovata, perché mi ha regalato tantissimissimissimi stampi. Allora vi faccio vedere appunto quello che ho vinto abbastanza velocemente per non delirare appunto in questo video. Allora, esco a caso, c'erano un po' di stampi generici, diciamo così, e poi c'erano, diciamo così, il premio più grosso erano gli stampi di Gea Creation. Allora, peschiamo a caso, quindi vi faccio vedere questo, lo stampino di un cagnolino, un rossetto lucido. Questo qui è un altro rossetto. Speriamo che mi metta a fuoco, se puoi, grazie. Ok, poi. Questo qui è un cuoricino. Comunque è un cuoricino, dovrò provare a colarlo perché mi sembra particolarmente testurizzato. La carta non vuole mettere a fuoco, non so il perché. Un'altra carta, c'è un fuoco questa mattina, è tremendo. Vabbè, questo fiocco, non so perché. Poi questo, che è un enorme stampo, penso che sia la parte centrale del corpo di una farfalla, alla quale io possa poi aggiungere delle ali fatte da acetato. Poi la mela, Biancaneve. Poi un cookies, eccola qua l'ancora, scritta music, questo è lo stregato. Esco a caso, questo è un cuoricino di cioccolato, questo è uno stampino di gelati e cose estive. Abbiamo un altro fiocchetto lucido. Questo è un capuchon, il centro di un capuchon per
Alcuni erano usati, però a me non mi interessa. Veramente il regalo che mi ha fatto è stato enorme. Un altro cabochon lucido. Stampo con la Tour Eiffel, l'orologio e la macchina fotografica. Molto bello anche questo. Poi abbiamo il nostro gatto piccolino. Questo è un gufetto, mi sembra. Uno stampo Gea, una cornicetta Gea bellissima. Sono contentissima, guardate. È una delle ultime. Eccola qua un'altra. Sempre Gea. Stupenda, finalmente ho degli stampi di Gea. Una base cammino, poi un cuoricino, l'unicorno molto lucido, basi di Harry Potter sempre di Gea, ecco qua. La lettera sempre di Harry Potter, sempre di Gea. Poi questo è il simbolo dei doni della morte, mi sembra, però io non sono molto esperta nella cosa, purtroppo non sono così giovane da, però non è questione della giovinezza, della gioventù. Questo è il teschietto tutto decorato. Poi questo è un Pikachu, sempre Gea. E poi questo è uno Starbucks. Poi questa qui è invece la Bella e la Bestia, contrapposizione della Bella e la Bestia, questo è sempre in giro. Poi questo è ancora Harry Potter, sempre in giro. Simbolo always, scritta always. Poi un'altra scritta always. Questi li ho venduti tutti da lei, ce li ha tutti lei. Questo è un altro stampo Harry Potter. Simbolo Harry Potter, poi all'ultimo è il pettine. Cioè, ragazzi, io mi sono ritrovata ad avere una scatola intera di stampini di questa ragazza. Alcuni appunto erano all'interno del giveaway, che erano gli stampi di Gea che aveva appunto messo in palio, e tutto il resto io mi sono ritrovato una scatola intera di stampi. Questa ragazza è bravissima, gentilissima, dolcissima, e di tutto di più. Quindi vi ricordo che ha questo canale su YouTube che si chiama Danny B. Andate quindi a vederla, fa dei video carini, dolci, poi è molto
molto simpatica quando parla. E tra l'altro è anche delle mie parti, quindi quando abbiamo avuto la cosa della consegna, quando lui ha dato il mio indirizzo, lei mi ha detto: ma cavolo, faccio prima a portarti la mano, perché praticamente siamo vicinissime, e infatti ci siamo incontrate, e quindi la consegna è avvenuta a brevi mano, perché è stato così. E quindi niente, io sono contenta di avervi fatto vedere tutto questo bottino, io sono contentissima di averlo e spero di aver fatto piacere a Danny, a Daniela, di aver fatto vedere appunto tutti questi stampi, di aver fatto anche un po' compagnia a voi. E quindi niente, io vi saluto, scusate la mia voce, ma è mattina presto, e quindi ho questa voce terribile. E niente, quindi io vi saluto, appunto, dicevo, vi dicevo iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, se vi fa piacere. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e Facebook, sempre come La Dolcezza Vien Guardando. Io vi saluto ancora un'altra volta, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!